faccio? Ieri mattina, inaspettatamente, ho trovato la scuola occupata. Dico inaspettatamente perché 2 giorni fa è stata fatta un'assemblea con 1000 persone per preparare l'autogestione che avrei voluto fare da lunedì. Ieri mattina sono arrivato di prima ora, verso le 8:15, e siccome ho trovato la scuola occupata, come mio dovere, la prima cosa ho fatto il giro, diciamo, del perimetro. Allora, sul viottolo interno dietro alla scuola mi è venuta incontro la studentessa Claudia Lorè, che io conosco da tanto tempo e che stimo anche, è una persona tosta, ma era una ragazza intelligente e sensibile, molto emotiva certe volte, e questo lo premetto. È successo molte altre volte che in classe svenga quando ha, diciamo, una pressione emotiva molto forte. Allora ho detto: Claudia, per piacere, fammi fare questa verifica, poi ne parliamo dopo, diciamo. Dopodiché ho detto: scusa, per piacere, fammi passare che devo continuare il giro. Dopo 1 o 2 secondi ho visto, le avrò appoggiato una mano sulla spalla, ma non più di questo. Ho sentito il rumore di una persona che cadeva, c'erano altre persone con me, ci siamo subito preoccupati di prestarle attenzione, di prestarle cura. La ragazza poi si è ripresa, però era molto, diciamo, emotivamente scossa, per cui piangeva, si lamentava, a volte non riusciva a parlare, al che ho detto: chiamiamo il 118. Il 118 l'abbiamo chiamato noi, l'ho chiamato io, sono arrivati tempestivamente, ho detto: ah, fate una verifica, eccetera, eccetera, e i medici poi l'hanno accompagnata al pronto soccorso. Non c'è stata alcuna discussione, mai e poi mai mi sarei permesso di insultare uno studente o una studentessa, lo potete chiedere a tutti, non è il mio stile, non l'avrei mai fatto. Dopo 2 ore, verso le 11:30, 12:15, la Lorè è tornata a scuola con i piedi suoi, insieme al padre che io avevo chiamato, che l'aveva accompagnata in ambulanza, mi chiama da parte e mi dice, era ancora scossa, non stava bene, gli ho chiesto come stai, perché ho visto che sul giornale ha dichiarato che non mi sono interessato alla sua salute, che è falsissimo, e lei mi ha detto: ma sa preside, questo può essere un fatto penale a meno che lei non dica la verità. Ho detto: scusa Claudio, quale sarebbe la verità? Non ce n'è un'altra verità, le cose sono andate così, così, così e così. E poi ho ripetuto quello che sto ripetendo a lei. Dopodiché lei se n'è andata, ha chiesto anche al vicario, il vicario ha confermato la mia versione, dopodiché lei in pace. Poi mi sono trattenuto anche una 20 minuti a parlare con suo padre, una discussione molto serena, molto equilibrata, in cui il padre non mi faceva alcuna accusa, sono andati via a casa. Poi la mia sorpresa è aver trovato, diciamo, queste comunicazioni che non corrispondono affatto alla realtà. Il dialogo tra me e gli studenti è sempre stato aperto e io ho sempre dato centralità a tutto ciò che può arricchire la loro sensibilità, può aiutarli a costruirsi una coscienza responsabile del presente, costruire il futuro. L'abbiamo messo tra i punti strategici del nostro POF di quest'anno. Però io sono un uomo delle istituzioni, sono un educatore. Mi trovo in una situazione difficile perché da una parte capisco anche il loro disagio e anche il disagio dei docenti e lo condivido, dall'altra devo anche tutelare i principi della nostra Costituzione, i principi della democrazia, i diritti di tutti, i valori, e quindi la mediazione è molto difficile, non sempre riesce, ma è il mio mestiere, è così.